Cari amici e amiche, bentrovati. Siamo qui per commentare le letture della 22esima domenica del tempo ordinario, anno C. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato. Chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita i poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno di che ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. La prima lettura, il Siracide. Chi è questo Siracide? Questo Siracide, il nome significa figlio di Sira, si chiamava in realtà Giosuè, Yeshua, Ben Sira, ed era un ebreo vissuto, non so, un po' prima di Cristo. Scrive questo bel libro che fu chiamato anche Ecclesiastico, perché pensate, i primi cristiani leggevano questo libro nelle assemblee, cioè nelle ecclesie, perché era pieno di buoni suggerimenti, riflessioni spirituali, meditazioni, eccetera, eccetera. E allora, in questo brano, il nostro Siracide dice: figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Tanto più sei grande, tanto più fatti umile. L'umiltà. L'umiltà, intanto la parola umiltà viene da humus, che vuol dire terra, ci invita a restare a contatto con la terra, con i piedi piantati per terra, ma anche, se vi ricordate la liturgia del mercoledì delle ceneri, il sacerdote dice: cenere sei e in cenere ritornerai. Quindi l'umiltà legata alla terra. Tra parentesi, questa è una nota di colore: il sale dei francescani è marrone come la terra, appunto per così portare avanti, per comunicare e significare anche col vestito l'umiltà che caratterizzava Francesco e i suoi frati. E dice: tanto più sei grande, tanto più fatti umile. Non è una parola. Una parola. Sant'Agostino diceva: siccome l'orgoglio fece in modo che gli angeli si trasformassero in demoni, perché poi quello è successo, no? Sapete, sa che Lucifero, più bell'angelo del paradiso, eccetera, volle per orgoglio farsi superiore a Dio, quantomeno come Dio. E l'arcangelo Michele invece lo cacciò, lo fece diventare un demonio, Lucifero appunto, lui e i suoi soci. Quindi, se l'orgoglio trasforma addirittura gli angeli in demoni, l'umiltà, che è l'opposto dell'orgoglio, è in grado di trasformare gli esseri umani in angeli, diceva Sant'Agostino. E insomma, è uno che se ne intendeva di umiltà. Essere umili significa anche accettare le correzioni, cosa quanto mai difficile, no? Come io ho sbagliato, come faccio ad aver sbagliato io, ma sei sicuro, ma qui, ma là. Sì,
Come esercizio di umiltà, proviamo ad accettare le correzioni anche quando sono magari ingiuste. No? A noi sacerdoti capita abbastanza frequentemente che vengono a correggerci perché l'omelia era troppo corta, l'omelia era troppo lunga, e quel gesto non si fa così, la chiesa non si chiude a una certa ora. Ma insomma, c'è un sacco di gente che vorrebbe insegnarci a fare i preti. Bene, noi per umiltà almeno cerchiamo di accettare queste correzioni, anche se in realtà non hanno nessun fondamento. Di solito. Ecco, per esempio, quindi restare in silenzio quando ci viene fatto osservare qualche cosa. L'umiltà è un modo anche per conoscere i propri limiti. Più di tanto non ci arrivo. Tempo fa un signore mi disse: ma questa sua riflessione, questa sua meditazione, così, è piuttosto superficiale, non è approfondita, eccetera, eccetera. E io risposi: mi scusi, non sono intelligente come lei, evidentemente. E quindi ci porta a conoscere anche i nostri limiti. Più di tanto non arriviamo, anche a meno che il Signore non ci dia una marcia in più, non faccia miracoli e quant'altro, però di solito gratia perficit naturam, cioè la grazia perfeziona la natura. Se non c'è la natura, anche la grazia non può perfezionarla, quindi più di tanto. Famoso non si può cavare sangue da una rapa, esattamente quello. Per cui, ecco, allora impariamo ad accettare i nostri limiti quando ci vengono presentati. Gesù stesso, da ricco che era, si fece povero, si mise a livello di Pietro. Vi ricordate? Pietro, tu mi ami? Signore, ti voglio bene. Alla fine chiede: Pietro, mi vuoi bene? Si mette al suo livello perché sa che più di tanto il povero Pietro non può fare, per quanto generoso, buono e altruista, eccetera, potesse essere, però più di quello non poteva fare. Voler bene non è amare. Bene, il Signore si accontenta di quel voler bene di Pietro e addirittura gli dà in mano, gli affida la Chiesa universale. C'è un simpatico episodio che riguarda San Filippo Neri, ce ne sono tanti. San Filippo Neri è stato molto amato a Roma e si raccontano tanti aneddoti riguardo questo santo così un po' originale. E a un certo punto lo chiamò il Papa di allora e disse: Filippo, vai in un convento perché c'è una suora che dice di essere. Si dice che sia particolarmente santa, una suora in concetto di santità, quindi cerca di scoprire se veramente questa suora è santa, eccetera. E Filippo dice: santità, come faccio io a giudicare l'umiltà di una persona? E il Papa disse: Filippo, vai, lo Spirito Santo ti suggerirà che cosa fare. Bene, Filippo andò in questo convento, vestito male. Vestito da pellegrino, vestito da così, senza casa, mendicante. Si presenta e chiama la suora che il Papa gli ha indicato e dice: sorella, sono un pellegrino, vengo da lontano, mi potreste per gentilezza lavare i piedi? E la suora dice: no. Ma come faccio a lavarmi i piedi? Io non posso fare queste cose, andate da qualcun altro. Bene. Allora Filippo tornò dal Papa e disse: santità, questa suora non è tanto santa perché le manca appunto l'umiltà. Va detto che non possiamo dire di essere umili. A volte vedo scritto sui social media, su Facebook, su questo, su quell'altro: sono una persona buona, sono una persona umile. O lo sento dire, io sono molto umile. Mi viene da ridere, mi trattengo, però mi viene da ridere, no, dire che si è umili, vabbè, insomma.
indica tutt'altro, per cui non diciamo di essere umili, no? Piuttosto chiediamo al Signore la grazia e l'umiltà, ci sostenga, ci protegga dall'orgoglio e tutto il resto, questo sì, lavare i piedi agli altri, no? Questo è il gesto dell'umiltà che dobbiamo fare. Seconda lettura, lettera agli ebrei, abbiamo già detto che gli ebrei, questi ebrei sono convertiti al cristianesimo, abitano a Roma e cominciano le persecuzioni, sapete. E alcuni di questi ebrei avevano nostalgia delle antiche usanze dell'ebraismo. Ricordate, no? Tutte le regole sulla purità, il non mangiare certi cibi, i sacrifici e tutto il resto. E qui l'autore, che forse è San Paolo, non sappiamo esattamente, dice, guardate che anticamente avevate tutta una serie di intercessori, avevate gli scribi, i farisei, i sacerdoti, i rabbini e quant'altro per interfacciarvi con Dio. Ora avete soltanto un mediatore, Gesù Cristo, e i suoi ministri che siamo noi indegnamente. Quindi notate che insomma, la cosa è un po' diversa. Partecipate quasi direttamente, in virtù dei meriti di Cristo, alla gloria di Dio, no? Dice: vi siete accostati al Monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Quindi siete arrivati non alla Gerusalemme terrena, ma a quella celeste, in cui i nomi sono scritti nei cieli. Dio è giudice di tutti e agli spiriti giusti e agli sperfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Grazie proprio a Gesù, vi siete accostati alla Gerusalemme del cielo, non a quella terrena che, ahimè, ancora oggi è funestata da tante incomprensioni, tanta violenza, eccetera. Quindi, Cristo, unico mediatore tra cielo e terra. Dice, ma allora come mai si parla anche di angeli, di Maria Vergine, dei santi? Semplicemente perché il Signore vuole che tutte le sue creature partecipino alla sua gloria. Quindi, unico mediatore Cristo, però gli angeli, la Vergine Beatissima, mediatrice delle grazie, noi ministri indegni, rappresentiamo Lui, facciamo quello che Lui stesso ha fatto. E che, ricordo, per esempio, un angelo non può fare. A quanto risulta, un angelo non può consacrare le sacre specie. Neanche la Vergine Beatissima può fare quello che un sacerdote fa. Questa è una meditazione, di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Quindi, ecco allora, in questo senso, noi creature partecipiamo della gloria di Dio, siamo, no, aiutiamo, cooperiamo in questa sua unica mediazione. Anche gli appartenenti ad altre religioni, buddisti, induisti, shintoisti, taoisti, confuciani, animisti, eccetera, eccetera, in virtù dell'unica mediazione di Cristo possono raggiungere la salvezza. Possono raggiungere la salvezza se si comportano secondo le norme delle loro religioni, ovviamente, religioni d'amore, non di odio, perché se uno dice ammazza il tuo nemico, no, quella non è una religione d'amore. Se però si comporta correttamente, segue le norme della sua religione, in virtù dei meriti di Cristo, certo, si può salvare come? Non chi dice Signore, Signore, vi ricordate, no? L'Angelo di Luca. Qui abbiamo dei famosi pranzi del sabato, giorno di festa per gli ebrei, quindi il pranzo non era soltanto così momento di ristorazione, non è che si mangiava soltanto, ma era un evento sociale. Ci si incontrava, si parlava, si discuteva, a volte si litigava anche. Su questioni, per esempio, teologiche, eccetera. Ricordate che erano invitati scribi, farisei, dottori della legge e tutti gli altri. E siccome era un evento sociale, c'erano i posti assegnati.
Per cui Tizio doveva stare vicino a Caio e lontano da Sempronio perché la pensava diversamente, insomma, come oggi del resto. Se fate caso, a volte nelle liste di nozze si compilano gli elenchi e si dice Tizio non può stare vicino a Caio perché non può andare a tavola col cognato perché poi è così la stessa cosa ai tempi di Gesù. Quindi c'era il posto fisso degli invitati e Gesù esorta i suoi a non mettersi troppo avanti, vicino ai dottori della legge, scribi e farisei, quelli insomma che contavano, bensì di mettersi indietro. Che vuol dire in sostanza? Vuol dire quello che lui ha fatto, no? Lavate i piedi uni agli altri, non ambite alla carriera, non ambite a posti di responsabilità, anche perché la responsabilità si paga. Se vi ricordate, la Bibbia a un certo punto racconta una storiella, la Bibbia racconta anche storielle, molto divertente tra l'altro, no? E dice a un certo punto il libro, secondo il libro di Cronache, mi pare, se non ricordo male, comunque. E la storia dice: le piante dovettero scegliere un re che regnasse su di loro. Allora chiesero a varie piante, il fico con la tua dolcezza disse di no, la vite con il suo frutto disse di no, eccetera, eccetera. Alla fine, sapete chi accettò di regnare sulle piante? Il rovo. Giustamente, il luogo del comando è il luogo dei rovi. Chi comanda sta sulle spine. Ecco, quindi ci dice: non ambite ad avere posti troppo elevati, non ambite a carismi, no? Troppo elevati, e accontentatevi dei vostri, ce n'è d'avanzo se ovviamente fate bene il vostro lavoro. Quindi ecco, Gesù esorta proprio i suoi a non esaltarsi. Avete sentito in un altro luogo che si misero a discutere, i discepoli, gli apostoli si misero a discutere chi fosse il più grande. Addirittura Giacomo e Giovanni si fanno raccomandare dalla mamma: Signore, metti i miei figli uno a tua destra e uno a tua sinistra. E così via. Umano, è normale. Però invece Gesù dice: no, non. Questa logica non ci appartiene, non solo, ma dice poi all'ospite, al proprietario della casa, dice: quando offri un pranzo, non invitare amici, ricchi, eccetera, eccetera. Invita invece i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi. Gente che a quei tempi era punita dal Signore. No. Chi aveva un handicap fisico, dice il Signore, l'ha punito per un peccato dei suoi genitori, eccetera, eccetera. Quindi dice: invita queste persone emarginate, i poveri, gli storpi, zocchi, ciechi. No. I ciechi addirittura non potevano leggere la scrittura, quindi doppia maledizione, no? Doppia punizione. Perché non possono ricambiarti. Quindi non pretendiamo in cambio qualche cosa quando facciamo una buona azione. Lo facciamo sempre, quasi sempre, no? Invito a pranzo Tizio perché poi magari trovo il lavoro per mio nipote, oppure faccio un regalo a Caio perché poi si ricorda di me nella tal situazione con gli avvocati, eccetera. Si fa. Correntemente, però ecco, non dovremmo farlo, dovremmo affidarci soltanto e solamente al Signore. L'ultima riflessione: il Vangelo dice amate quelli che vi odiano. Che vuol dire? Che dobbiamo andare a pranzo, a cena o al cinema o a teatro con quelli che ci odiano? Ovviamente no. Non è possibile, non è pensabile di andare a cena con uno che ci odia, sarebbe, no, assurdo.
E invece amare quelli che si odiano è, per esempio, pregare per loro. Ogni giorno una preghiera, una decina del rosario, un ricordo nella messa per chi ritiene di odiarci. Quindi facciamolo perché. E poi, se per caso queste persone hanno bisogno di qualche cosa, restare a disposizione. Io nelle omelie cito spesso Don Camillo e Peppone, due avversari feroci, se ne combinavano tutti i colori, i dispetti a più non posso, però quando uno aveva bisogno l'altro era sempre disponibile. Ecco qua, se questo sembra essere un pieno compimento del Vangelo, quindi avversari acerrimi, però sempre disponibili l'uno con l'altro, per cui ecco. Allora, ricordiamo il messaggio di oggi. Siracide ci ricorda l'umiltà, umiltà, essere a terra, ben piantati per terra, ricordarci che un giorno torneremo alla terra, conoscere i nostri limiti, accettare le osservazioni che ci vengono fatte, quello è un segno di umiltà, per esempio. No? Quindi, tanto più sei in alto, tanto più. Ricordo, questo è così, un episodio personale che mi ha colpito molto. Quando entrai in seminario, la sera mi misero a lavare i piatti della cena. E a un certo punto mi trovai accanto un signore di una certa età, vestito da prete, e boh, dissi, boh, chissà chi è. E allora alla fine gli scusi, ma io sono così, eccetera, eccetera, mi fa, io sono il rettore del seminario. E dissi, beh, insomma, vedi, questa si chiama umiltà, fu una lezione che, no, non potrei dimenticarmi, ovviamente. Uno che ha una posizione apicale di direzione si mette a fare quello che fa l'ultimo degli arrivati. Direi che è un'ottima, è stata un'ottima, ottimissima, se si potesse dire, lezione che ho ricevuto. Lettera agli ebrei, parla agli ebrei che hanno nostalgici delle antiche tradizioni, eccetera, e guardate che il Signore è l'unico mediatore e si avvale dell'opera di chi vuole, Maria Santissima, gli angeli, i santi, i sacerdoti, indegnamente, eccetera, eccetera. Quindi, anche noi cattolici stiamo attenti a essere troppo nostalgici dei tempi andati. Non dico che la tradizione vada abbandonata, ci mancherebbe altro. Tradizione della Chiesa è uno dei tre pilastri, no? Magistero, tradizione, scrittura. Però ecco, non attacchiamoci troppo alle norme, ai riti, eccetera. La tradizione è una bellissima cosa, la messa celebrata decorosamente, veramente un anticipo del paradiso, eccetera, eccetera. Però ecco, non fossilizziamoci, non restiamo troppo attaccati, altrimenti finiamo col dividerci, con litigare, col puntare il dito e questo e quell'altro, insomma, no. Di sicuro, il Signore non può permettere che una messa, nella sua chiesa non sia valida. Chi dice che ci sono messe che non sono valide sbaglia grandemente, perché non posso concepire che il Signore, capo della Chiesa, permetta una celebrazione eucaristica invalida. E chi può capire, capisca. Il Vangelo, attenzione a sgomitare i primi posti, far carriera. Io dico sempre, chi ambisce a fare carriera merita di farla, così si rende conto di quello che ha chiesto, viene punito poi da tutte le responsabilità, i mal di testa, le angosce, le ansie che gli capitano. Quindi evitiamo, se poi capita, vabbè, portiamo la croce, però nessuno deve ambire a posizioni, primi posti, eccetera. E poi ancora invitare quelli che non possono ricambiare, quelli che si sa che non, no? Quindi attenzione a chiedere, no? Dar regali in cambio di qualche cosa, invitare qualcuno perché poi ci invita, poi
ci parla di noi a Tizio che si ricorda di Caio, del nipote nozzolo, tra famosi inciucci e imbrogli in cui siamo maestri, Vangelo, ecco, sconsiglia di farlo. Grazie per l'ascolto, Dio vi benedica, alla prossima.